di onorato di mercoledì 27 maggio. Allora, oggi sarò un po' più veloce, uno perché ho poco spazio e sto cercando di toglierlo, infatti temo che avrò dei disturbi durante la registrazione di questa puntata, perché ho dovuto lasciare il wifi, insomma, non ho potuto togliere, mettere a modalità aereo. Basta, no, due, perché oltre a questo, oltre ad avere disturbi, non ho tanto spazio, insomma, almeno che nel frattempo, ma vedo che sta andando con molta lentezza e quindi temo che non succederà. Temo che sarà molto lenta la questione. E quindi noi andiamo molto veloce oggi. Subito iniziamo con le cose, con le comunicazioni di servizio. E ovviamente, se non l'avete fatto, malissimo, seguitemi. E sotto c'è il pulsantino per iscriversi a questo bellissimo canale. E oltretutto dovete cliccare sulla campanella, quella lì con i due apici, che significa, insomma, che praticamente vi arrivano tutte le notifiche di questo canale, cioè caricamento di nuovi video e basta, credo. E premiere, insomma, cioè quando parte un video in anteprima. E soprattutto, cosa per cui vi regalo una caldaia, sotto in descrizione ci sono delle cose molto interessanti che io guarderei, più due link, una eccoci perché è il 27, quindi il 30 si avvicina, e quindi cominciate a guardarlo, perché poi il 30 vi farò due coglioni così. Detto proprio, non un culo così, due coglioni così. E poi ancora più sotto c'è un altro link molto molto, insomma, c'è il link per entrare in un fantastico mondo di Ono Bandana, quindi insomma è molto importante. Altra comunicazione di servizio, questa invece è più riservata a Tom Sis, ma parlo anche a voi perché è importante pure per tutti quanti, e per Tom Sis, cioè è un invito caloroso a fare come ho fatto io, cioè quel link tree, una roba, insomma, l'albero dei link. Fallo anche tu, perché ti posso garantire che è veramente un'ottima applicazione, soprattutto perché ho creato lo stesso per, e qua ecco perché ho detto per tutti quanti, ho creato lo stesso link, cioè quello lì che io dico, il link per entrare nel mondo fantastico di Ono Bandana, l'ho creato anche per l'Istituto Cinematografico La Fornace. Cliccando lì, praticamente, cioè tutte le volte vi dico cliccate sulla pagina Facebook, sul canale Instagram, no, canale, vabbè, insomma, quello, canale YouTube, account Instagram, l'account Twitter, no, voi cliccate lì e lì trovate tutto quanto, cioè seguite quel link. E cliccate su quel link ed entrate nel fantastico mondo dell'Istituto Cinematografico Fornace. Presto lo cambierò anche nel mio, ovviamente, perché al momento, se voi cliccate su Istituto Cinematografico La Fornace, molto probabilmente, non so se da qui a quando finisco di quando sarà pubblico questo video, allora l'avrò cambiato. Comunque, in ogni caso, a breve lo cambierò, insomma, perché se no attualmente, cioè in questo momento in cui io sto registrando, se voi cliccate, praticamente va a finire su istituto, no, istitutolafornace.tv. Invece, molto probabilmente, quando vedrete questo video, se voi cliccate su Istituto Cinematografico Fornace, entrando nel mio fantastico mondo, scorrete giù in fondo, c'è una voce che si chiama Istituto Cinematografico Fornace, poi cliccate lì e verrete reindirizzati nel fantastico mondo dell'Istituto Cinematografico Fornace.
il consiglio per Tom Sisa è non solo perché è pratico, ma perché io ho messo il mio. Ecco, quindi non vorrei essere il solo e sembrare un egoista, vorrei anche mettere il tuo, e quindi se lo fai è gratis, insomma, ed è secondo me molto potente da questo punto di vista, che tutte le volte uno non deve stare lì a dire oh, seguite il canale, dovete mettere, cercare, fare. Uno clicca lì e punti e risolve tutto. Per cui queste sono le cose, e mi raccomando, seguite poi, ecco, andate sul link, quello lì, sulla voce nel fantastico mondo di Van Damme, la voce quella lì dell'Istituto Cinematografico Fornace, perché lì potete vedere tutte le potete iscrivervi a tutti i canali, pagine, robe varie dell'Istituto Cinematografico Fornace, sono tutti i riferimenti, e soprattutto ci sarà anche il riferimento, no, c'è già, però insomma, ecco, quando metterò tutto quanto, ci sarà un link, insomma, che va direttamente alla Fornace Fornelli, in questo nuovo format della Fornace TV. E vi consiglio ovviamente di guardare tutti quanti le ricette attualmente presenti, e con questo abbiamo finito. Vado un po' più veloce rispetto al normale, perché nella scorsa puntata purtroppo ho dovuto chiudere abbastanza velocemente, sono dovuto parlare un po' più, ho dovuto stringere sostanzialmente, perché avevo, diciamo, qua i muri hanno le orecchie, e avevo già, diciamo, quasi 30 anni di convivenza con chi spiava, chi non si sapeva fare i cazzi propri, detto proprio in francese stretto, diciamo, hanno sviluppato in me una certa predisposizione nel capire che c'è qualcuno che sta origliando, e nella scorsa puntata ce n'erano ben due persone che stavano origliando. Una si beccherà una denuncia a brevissimo, il mio avvocato sta lavorando in tal senso, e quindi a breve smetterà forse di romperci le scatole, e qualcun altro invece, diciamo, ecco, diciamo, lo sconto che devo pagare per essere qua. E quindi, ecco, quindi un po' questo. Io invece volevo parlare un pochettino meglio di quello che stavo dicendo, invece ho dovuto tagliare, perché speravo che, cioè, avevo due opzioni: o interrompevo e quindi mandavo a malora tutto il discorso che avevo fatto fino a quel momento, oppure altrimenti avrei dovuto interrompere, chissà quando riprendere, insomma, non era una cosa fattibile. Ho preferito cercare di andare più veloce possibile e sperare che nessuno aprisse, entrasse, insomma, ecco, e rovinasse questo quella puntata. Volevo parlare del fatto, stavo dicendo delle alternative, diciamo, ecco, parte, ecco, detto destra, sinistra, l'ho messo in mezzo anche i fascisti, infatti qualcuno che ha origliato ha detto ma che stai dicendo di fascisti, e ha sentito una parola, capito, e quindi in realtà, diciamo, ecco, quello che non capisco grosso modo è perché si tende a dire che uno è sovranista allora è di destra. Non è esattamente così, secondo me, ma io penso che sia da persona raziocinante, penso che non vedo per quale motivo uno di sinistra dovrebbe essere invece un globalista o viceversa, cioè, anzi, in realtà
Poi soprattutto ecco perché uno di destra dovrebbe essere uno a favore del capitale, cioè, dove sta scritto, cioè, non è assolutamente, cioè ci sono delle cose insomma, oppure dovrebbe essere per forza un sovranista, dove sta scritto, cioè, non c'è scritto da nessuna parte, cioè, il sovranismo eventualmente, secondo me è una cosa che non è né di destra né di sinistra, è una cosa che può essere più o meno condivisibile, ma non è etichettabile con una direzione, ecco. E quindi questo. E, però ecco, diciamo che più o meno, insomma, sono andato a finire poi dopo su una parte di sovranismo, e quindi insomma ho detto ah, questi da parte destra, in realtà alcuni forse non sono esattamente di destra, e quello infatti che avevo detto, vabbè, su da parte quella lì, diciamo lato sinistro, avevo più o meno detto non dovevo aggiungere altro, solo quando invece stavo parlando di destra invece ho dovuto diciamo abbassare i toni, cercare di velocizzare, e quindi ho detto mezze robe di quello che volevo dire. E la cosa insomma che soprattutto mi riveniva in mente, soprattutto diffidate alla grande secondo me di chi dice che è fascista, o comunque della destra estrema, ecco, che fascista, che dire fascista è anche reato, e quindi diciamo da destra estrema, direi che di reputarlo un pagliaccio. Chi dice insomma che è di tale formazione, e poi scopri che e poi è uno che dice ah, i valori cristiani, questi immigrati ci stanno islamizzando. Ma signore, ma che cazzo, cioè, o sei l'uno o sei l'altro, cioè, sono due cose incompatibili tra di loro, cioè, in realtà. Un fascista se ne sbatte allegramente della religione, cioè in realtà la religione in cui crede è la volontà di potenza, ecco, magari, tanto è insomma che Mussolini era l'uomo della provvidenza, cioè una roba che non era il Papa, insomma, ecco, l'uomo della provvidenza era Mussolini. Quindi, insomma, i nazisti poi, per carità, cioè, loro si rifacevano i culti pagani, per cui proprio, cioè, dire, insomma, ecco, io sono un fascista, quindi sono incarno i valori cattolici. Ma dai, insomma, ma smettete di fare gli imbecilli, no? Per cui formazioni, ecco qua perché li ho tirati in ballo, che non sono in Parlamento, e qualcuno dice ah, allora mi dice di votare Forza Nuova, per dire, beh no, assolutamente no, anche per questo, anche se sei di quelle idee, però cioè, sappi che so gente che qualche settimana fa faceva grande scandalo perché non si poteva andare a fare, perché non potevi fare la messa, cioè ma dai, ma non è la Democrazia Cristiana, cioè ma che cazzo c'entra? Cioè, oppure ecco ce l'hanno, ci stanno islamizzando poi tutti quanti con la grande opera della Oriana Fallaci, cioè. Se sei veramente di destra, te ne dovresti sbattere, di quel tipo di destra, te ne dovresti sbattere i coglioni della religione. Ecco, casomai potresti dire, potresti più prendertela col fatto che chi viene non deve arrivare e dirti: senti, tu
togli quel cazzo di crocifisso, non puoi andare in giro con Sant'Abbondio, ma al tempo stesso, però, se fossi coerente, dovresti potergli dire: vabbè, dentro casa tua o dove stai tu, puoi tranquillamente pregare il cazzo che vuoi. Invece, purtroppo, ecco, ci sono, insomma, ecco, queste assolutamente queste incongruenze, queste ipocrisie. L'altro che ho appena accennato, ma volevo parlare meglio, era questo ragazzo, suppongo, non so quanti anni abbia, che ho scoperto che ha un movimento, una roba sua che si chiama Italexit, se non ricordo male, che magari, ripeto, per me era, lo intraseguivo quando su alcune cose che scrivevo e mi sembrava una persona intelligente. L'unica cosa che sinceramente è insopportabile, trovo insopportabile, è questa sua sorrisa a 7.000 denti. Che cazzo c'è da ridere? Ma poi soprattutto, cioè, io, sarà una cosa a pelle, cioè, magari sarebbe bravissimo, io non lo metto in dubbio, però cazzo. Cioè, però c'hai sta barbetta curata, sti denti bianchi più della mia pelle in questo momento che è colpita dalla luce del sole. Cioè, io guardo solo quello, cioè, in quel momento io non lo seguo, io sto così cosato da guardare questo, cioè, non riesco proprio nemmeno a attivare l'audio per sentire quello che sto dicendo. Però ripeto, magari insomma potrebbe essere un'opportunità. Un'altra opportunità potrebbe essere, e qua ripeto, secondo me non è tanto destra, qui siamo secondo me sopra, sono due cose, e che si erano proposti anche dalle ultime regionali in Umbria, era sto fronte sovranista, che ripeto, secondo me non sono di destra. Dire che sono di destra, secondo me è una semplificazione che non c'entra niente, anche perché ormai siamo nel post, nella post-ideologia. L'unica cosa che invece sono un po' dubbioso è, come avevo accennato, è questo essere sempre contrari. Questo, cioè, vedi anche delle cose positive. Per dire, adesso ce l'hanno tanto questo discorso della maschera. Ah, sì, ti metti la museruola, la roba. Guardate, io ieri per l'appunto, ecco perché ho registrato tardissimo, sono andato in giro e stavo con sta cazzo di mascheretta davanti alla faccia. Sì, sinceramente mi sembrava anche rintronato quando sto tante ore con sto robo davanti alla bocca, che evidentemente non arriva l'ossigeno al cervello e quindi sono più deficiente del normale. Però, cioè, alla fine, non è che ti mettono la maschera e quindi diventi automaticamente voti PD, 5 Stelle Italia Viva o quell'altri che non mi ricordo come si chiamano. Cioè, non ho cambiato idea, insomma, perché ho messo la maschera, cioè, sappiatelo. Quindi non capisco perché sta cosa, cioè, per forza, capito? Se dicono ah, se dicono non uscite, allora no, io esco, faccio il cazzo che voglio. Cioè, sta roba sempre di dover polemizzare. Se uno dice A, io devo fare B, se dicono B, io devo fare A. Non sempre. Poi soprattutto se sei un amante delle regole, qualcuna rispettala, senza sta a fare tante rotture di coglioni. Poi quando sarete voi al governo, allora a quel punto farete il cazzo che vorrete voi, metterete le leggi che farete voi, che vorrete voi, sperando di non fare come qualcun altro che ha detto: io il primo giorno che arrivo toglierò subito le accise. Infatti l'abbiamo visto.
Cioè, quando arriverete voi, cancellerete le robe che non vi piacciono, farete le cose che piacciono a voi. Fine. Cioè, però sta roba, no, che è continuamente polemica, sinceramente è fastidioso, secondo me è fastidioso. L'altro invece che ho visto, che anche lì non è secondo me tanto di destra, è quel movimento, partito, quello che è di Fusaro. E la cosa che secondo me trovo negativa, assolutamente negativa, è questo dare voce a persone ignobili, perché non trovo altro nome, altro aggettivo, tipo Sgarbi. Cioè, signore, sta gente non va chiamata, sta gente, cioè proprio il parere di quella persona, cioè meglio andate da Beppi e Briagon, andate là e mettete il microfono davanti a lui che dice delle cose molto più sensate e molto più serie di quell'imbecille là. Cioè è un imbecille, dai, su, è uno che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. È certo che è grande esperto d'arte, anch'io se non avessi un cazzo da fare tutto il tempo sarei un grandissimo esperto che ne so, del trasporto ferroviario. Mi piace tantissimo, però non ho il tempo. Io, il mio lavoro è altro, sono impegnato, mi verrebbe da dire quasi 48 ore, perché le mie giornate, se durassero 48 ore, sarebbero impegnate tutte 48. Ripeto, cioè, è grande esperto d'arte. Grazie, non fa un cazzo, non fa niente, non fa niente. Cioè, lui passa da lezione in lezione per avere soldi da vitalizi, da robe, per non fare una beneamata mazza. Cioè, basta, non gli date più spago a sta gente. Non gli dovete dare più spago, non fa ridere, è un coglione. È un parassita, questo è un parassita. È uno che in uno stato giusto, in un mondo buono, buono nel senso non malato come questo, in un mondo serio, farebbe un manovale nei campi, forse, se è capace. Basta, non farebbe altro. Oh. Se no studia, no studia, prendi una laurea, se non ce l'hai, non lo so se ce l'ha, che può essere pure che ce l'ha, ma ripeto, cioè, grazie, anch'io insomma, se non avessi un cazzo da fare. Se non facessi un cazzo tutto il giorno e comunque percepirei l'autostipendio come il suo, probabilmente avrei 5-6 lauree, insomma, ecco, sarei iperlaureato in tutto. E però, anche perché qualcuno dice che io sono tuttologo, pensa che io sia tuttologo, e quindi insomma, ripeto, cioè, sta gente la dovete lasciare. Dove merita di stare? Al bar, ok? Al bar. Voi le lasciate lì al bar, dovete dargli questa considerazione che è uguale, il suo pensiero, il suo modo di vedere il mondo è uguale a, che ne so, Gino Zuzzone, capito? Uguale, uguale, stessa identica roba. Basta, basta, non le considerate. Perché dicono una volta una cosa giusta, allora lo chiamiamo sempre, ma dai, su, ma finitelo. Quindi, sì, avrebbe delle buone idee, anche lì c'è qualcuno sempre polemico, che tra parentesi ha la mia stima per quello che dice e quello che pensa, però certe volte sei troppo polemico, cocco mio. Però, l'altro neo grosso è questo, cioè. Sentiamo l'opinione di Sgarbi, ma me ne frega. L'opinione di Sgarbi. Devo interrompere. Eccoci, è stata una pausa un po' più lunga del previsto. Nel frattempo sono anche lavato i capelli. Nel frattempo ho anche fatto le cose che avevo preannunciato. L'unica cosa che mi è rimasta da fare è ancora questo aggiornamento della pagina
internet riguardante la fornace e i fornelli. Devo ancora aggiungere la terza pagina, la terza, ciao, la terza puntata, però il resto insomma l'ho fatto, cioè, nel senso che quei collegamenti ho messo questo link anche sulla biografia, la bio anzi, di Instagram dell'istituto. Ho fatto insomma il doppio passaggio, nel senso che sul mio ho messo il link a quell'altro e così e viceversa, insomma, ecco. E qui, diciamo, ho fatto tutto quello che avevo preannunciato. Ritornando invece a noi, ecco, insomma, morale della favola, le alternative ci sono, ma la serie, attenzione, più che altro, ecco, siate pronti comunque a non perdonargliene nessuna, ecco. Questa è la mia opinione. Ripeto, questa è la mia opinione. Poi, io sono il primo che sinceramente mi dà un fastidio incredibile, proprio se volete fracassarmi i coglioni, il modo migliore è quello di dirmi devi fare questo, devi fare quest'altro, devi votare Tizio, devi votare quest'altro. Allora, se voi incominciate a dirmi quello che devo fare, quello che non devo fare, proprio iniziamo malissimo, ecco, diciamo, già mi state parecchio sui coglioni, diciamo, vi portate molto avanti con il rompimento di cazzi. E quindi, odiando io gli ipocriti, non sarò io ipocrita a dirvi no, dovete votare questo. Io vi do dei consigli. Poi dopo, se per la serie io sono contento di quella persona, quel tizio, fate quello che volete. Cioè, nel senso, ecco, io vi dico solo, insomma, a chi si lamenta, a chi vorrebbe un'alternativa, c'è, sappiate che c'è. Basta solo cercarla, ecco, e soprattutto non fossilizzarsi sulla televisione, sugli altri media mainstream, perché ovviamente quelli non ve li porteranno mai, e magari, ecco, consigli che vi do io, evitate chi cavalca la moda del momento, chi dice una cosa e fa il perfetto opposto. Diciamo, siate curiosi e soprattutto non vi arrendete al primo che urla, ecco. Soprattutto un consiglio che do io, perché io insomma sono così, cioè se una persona urla cambiate subito canale, perché non vale, cioè è come mettersi a sentire un cane che abbaia, insomma, cioè, più o meno è quello. Per me, uno che urla non merita di essere ascoltato. E l'altra cosa, ecco, non mi ricordavo che volevo dire, purtroppo un po' sono andato estremamente lungo su quello che. Da parte stavo bene perché si sta riempendo la memoria, ma ahimè, diciamo, non era voluta questa interruzione. Dicevo un'altra cosa, che nella puntata scorsa ho parlato troppo velocemente, volevo essere un po' più specifico, era il discorso della nota giornalista di un programma che va in onda martedì sera su Rai 3. Quello che non sopporto è l'arroganza, è questo modo di porsi, capito? Io sono superiore, i tecnici sono sempre degli incapaci. Cioè, a me dà fastidio che sia una di quel colore, di quell'idea politica, di quel cacchio che è, o donna, trans, maschio alfa, può essere qualsiasi cosa, però a me mi dà proprio fastidio, un po' perché forse, diciamo, conflitto di interessi, perché diciamo che alla fin fine
io mi reputo tra i tecnici, no? Che quindi ha a che fare quasi tutto il giorno, quasi, diciamo, adesso no per ovvi motivi, ma in genere, insomma, in normali giornate di lavoro, un burrito improvviso sulla punta del naso deve essere uno spillo di qualcuno che sta facendo un rito voodoo su una bambola delle mie fattezze, evidentemente. E maledetto, se scopro chi sei ti farò fare una finaccia. E niente, quindi dicevo che praticamente, insomma, mi dà molto, quindi probabilmente c'ho io questo conflitto di interessi, per cui certo mi dà fastidio per ovvi motivi, però ecco, però sinceramente non mi dà abbastanza fastidio, no? Voglio cercare mio figlio perché se no ti metti, non ho la situazione sotto controllo. E dicevo che mi dà molto fastidio questa cosa che il tecnico è sempre un incapace, cioè se una cosa funziona è un po' come nel backstage di Terra Bruciata, in cui c'è quando va male viva Natale, quando va bene viva Michele, cantato dall'incommensurabile Dott Matteo, versione Zidane che entra nel canneto. Questo ovviamente prima di quella scena, però c'è una scena, insomma, che della sua essere molto lunga ed essere estremamente pallosa e geniale, tra cui la strocca della conca, ma questa di quando va male viva Natale, secondo me è molto coerente con questo, cioè quando un servizio va bene, certo, sono una grandissima o grandissimo conduttore, quando invece c'è un intoppo, che ripeto è molto molto facile che avvenga, essendoci comunque questi collegamenti via Skype, e che già Skype fa cagare di suo, e in più, insomma, adesso è tutto, secondo me c'è una banda completamente satura in questo periodo, e sentire, insomma, questo lamentarsi perché non abbiamo fatto le prove prima, cioè, ma che cazzo di modo è? Ma poi soprattutto, ma perché hai questo modo di trattare il tuo staff come dei deficienti? Cioè, ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Ma io veramente, se fossi uno dello staff suo, ma che, ripeto, ce ne sono, non è la sola, insomma, ecco, ce ne sono diversi di conduttori che fanno così, io mi alzerei e direi: vabbè, allora senti, il programma te lo mandi avanti da solo e vaffanculo, da solo e vaffanculo te e i morti cani tuoi, cioè, insomma, veramente insopportabile, è veramente insopportabile, perché cioè per far vedere cose che tu sei grande, che cazzo di modo è? È come un po', veramente è come quei ragazzini, no, che bestemmiano per far vedere che sono grandi, che loro possono, capito? Cioè, uguale, no, io tratto quello di merda perché così, no, faccio vedere che la colpa non può, non è che so io che c'ho fretta, non è che so io che non so, che non so superare i contrattempi, gli imprevisti, no, la colpa è degli altri, che sono degli incapaci. No, forse, ripeto, invece, e soprattutto, questo denota non solo, ecco, un'incapacità nel saper gestire a questo punto gli imprevisti, perché, ripeto, se tu ti incazzi subito col tuo staff, vuol dire che tu non sei capace comunque a superare gli imprevisti, oltre al fatto che tu a quel punto non sai nemmeno quello che il lavoro
che c'è dietro al tuo staff. Cioè, tu non sai quello che fa il tuo staff, non sa che il tuo staff magari si è fatto un mazzo tanto per cercare di fare un collegamento che sembrava decente fino a poco prima che partisse, e poi dopo è rifatto schifo come era prevedibile. Cioè, è un po' anche questo, insomma. Questo sembrare che tu sei il migliore di tutti, cioè, è una cosa insopportabile. Poi denota una pochezza proprio. Tanto è, insomma, ecco, quando ho sentito, anzi, quando ho sentito qualcuno dice: ah sì, io vado in quel programma perché là si lavora bene, si sta bene, comunque. E vorrei dire, ma forse se ci lavoravi proprio con quella persona ne avresti detto differentemente, perché insomma un conto è essere ospite, un conto è essere il suo staff che è continuamente insultato se le cose non vanno come Cristo comanda. E ripeto, poi soprattutto non c'è mai, vabbè, dicevo, ringrazio, no, mai, mai, io non ho mai sentito. Probabilmente sono io che non guardo eccessivamente perché, come ho detto un miliardo di volte, se fosse per me la televisione la butterei fuori la finestra, sotto per esempio una televisione, ma la uso per duplicare lo schermo del computer. Però ecco, cioè, però io sinceramente ho quelle volte che purtroppo sono costretto a guardare questa cosa, non ho mai sentito. Ringrazio il mio staff perché era veramente difficile fare questo collegamento con questa persona. Oppure, buonanotte a tutti, grazie al mio regista. Mai, mai, non ho mai sentito sta roba, mai, sempre solo cattiverie, dette in modo anche abbastanza stizzito, capito? Se per caso un collegamento va di merda, e ripeto, quello comunque, per chi non lo sapesse, Skype non è proprio il migliore delle soluzioni per quanto riguarda i collegamenti, a meno che uno non ha fibre ottiche e robe, ma ho visto anche collegamenti schifosi anche con fibra ottica da entrambe le parti. Quindi questo era quello che volevo dire, insomma, ecco, diciamo, se voi, vi consiglio insomma anche di evitare certe trasmissioni con certe persone che non sanno valorizzare, che ecco, passano il tempo ad attaccare i propri collaboratori, insomma, ecco, in maniera pubblica così, cioè, io sinceramente se fossi un familiare non è che andrei tanto orgoglioso di vedere, insomma, che il mio familiare che lavora con questa persona è insultato dalla mattina alla sera se qualcosa non va bene. Non è piacevole, vi posso garantire che non è piacevole. Un'altra cosa che ho sentito, non mi ricordo se oggi o ieri, forse era oggi, non me lo ricordo. È una novità. È una novità. Allora, io sono venuto su con la convinzione, ma evidentemente sbagliata, che la scuola servisse per accrescere culturalmente le persone, i ragazzi, ma anche le persone, perché comunque uno può andare a scuola anche a un'età avanzata, insomma, ecco. Diciamo, principalmente io sapevo che era diciamo un modo per aumentare la propria cultura. Oggi o ieri, non lo so, non me lo ricordo sinceramente, ho sentito invece un'altra versione, che la scuola serve. Aprite bene le orecchie perché veramente questa è una notizia incredibile. Per le assemblee, che io
serve per l'assemblea. Poi sto guardando perché me lo sono voluto segnare, perché è veramente incredibile. Cioè, la cosa fondamentale che uno fa a scuola, soprattutto al liceo, sono le assemblee. Cioè, uno non va a scuola per imparare, per accrescere la propria cultura e il proprio intelletto, no, no, assolutamente no. Va per le assemblee. Io pensavo che andava in Parlamento per le assemblee, pensavo che si faceva eleggere in organi collegiali per delle assemblee. Invece no, invece uno va a scuola per le assemblee. L'altra cosa è perché uno deve fare una lotta. Voi pensavate che magari era a Sparta, no? E si facevano le lotte, no? Tra, soprattutto le lotte tra gli insegnanti, tra gli alunni e gli insegnanti, cioè c'è una sorta di scuola di combattimento, no? Cioè, sostanzialmente. E guardate bene, non solo tra tutti gli alunni, gli studenti contro l'insegnante che magari là poveretto da solo, magari pesa 20 kg bagnati, bagnata o bagnato, cioè dipende insomma se è maschio o femmina, e questo gli vengono addosso 20-30 cristiani, per modo di dire, così a menagli, perché lotta, non so, una lotta coi fiori non credo, ma la lotta avviene anche tra studenti, cioè praticamente è una sorta di Sparta, no? Cioè, come si chiama, non mi ricordo ora, perdonatemi, è un buco di memoria assolutamente che adesso non mi viene in mente. È una sorta di combattimento spartano, una lotta greco-romana, no? Fra tutti, un uno contro tutti, anzi un tutto, tutti contro tutti. Chi esce fuori da questo scontro? Mi staziona solo, ritorniamo a essere belle giornate anche oggi. Dicevo, verrà proclamato, non lo so, immagino, re dell'universo, re della scuola, re del mondo, no? Praticamente è una legge della natura all'ennesima potenza, insomma, tutti contro tutti, fight club, praticamente la scuola. Uno dirà, ma una bandana impazzito, oppure era la scuola dei matti. No, era uno studente di un liceo scientifico che ha detto sta roba. Cioè, per lui, il fatto che lui deve ritornare a scuola, non perché, perché comunque la didattica online è totalmente diversa, deve essere comunque un'emergenza, una cosa, non può essere la normalità. No, no, assolutamente no. E invece lui deve ritornare a scuola, e così ovviamente anche i suoi compagni, perché la scuola è importante per le assemblee e per la lotta, praticamente tutti contro tutti, perché prima ha detto gli alunni contro i docenti, e poi anche tra studenti c'è la lotta. Insomma, niente, quindi praticamente io pensavo, ecco, che si andava a scuola per la cultura, per imparare qualcosa, e invece evidentemente poi soprattutto io ho fatto lo scientifico, per cui insomma non lo so, evidentemente abbiamo fatto degli scientifici diversi. Lui ha fatto, si vede, lo scientifico lotta greco-romana, indirizzo lotta greco-romana,
o indirizzo, non so, Sparta e non so, legge della natura, che ne so, che vinca il più forte, cioè sono veramente allibito. Qualcuno lo incontri, gli dica: ma scusi, ma che cazzo di scuola fa lei? Perché veramente boh, non so, penso manco scuole di polizia, penso, non so cos'è la Diaz, massacro, boh, cioè veramente quanti ne escono fuori da quello, cioè ne esce uno integro e gli altri a pezzi, cioè, morti. La lotta contro tra di tutti, che è il capitalismo all'ennesima potenza. Che cazzo c'è? Ma perché poi la lotta? Ma perché uno deve andare a scuola a farsi, a star lì, a fare le gare con le persone? Ma per quale cazzo di motivo? Non è chiaro. Poi soprattutto, cioè, prima si fa l'assemblea, no? Quindi l'assemblea di solito non è che ci si prende a cazzotti, insomma, ecco, di solito in assemblea si discute, no? Invece no, invece dopo c'è la lotta. Per la serie. Due cose che poi tra di loro non vanno nemmeno bene, non vanno nemmeno d'accordo. Cioè, io come faccio a fare un'assemblea con una persona che voglio sfidare e voglio superare, no? Cioè, non mi metto d'accordo con quella persona, prendo a schiaffi e se vinco io bene, cioè, delle robe solamente indecenti che non vanno d'accordo con l'uno con l'altro. Cioè, devo fare le assemblee e poi la lotta tra di noi, cioè. Cioè, non ha senso, è come la serie, come una carezza in un pugno, cioè, io non so cos'è, il veleno con l'antidoto incorporato, cioè, non ha alcun senso, non ha alcun senso. E soprattutto, ecco, io, ahimè, credevo che uno andava a scuola per accrescere la propria cultura, l'ho detto 30 volte, e però invece no, invece uno va a scuola per, va al liceo mare scientifico perché deve fare le assemblee e deve fare le lotte. Vabbè. Cioè, manco educazione fisica, tra parentesi, ho fatto lotta greco-romana, cioè, per cui boh, non so. Un'altra cosa invece, e qua concluderei perché sono andato estremamente lungo qua con tutti questi spezzettamenti, ho perso anche la cognizione del tempo, e una cosa, no, una riflessione che facevo, cioè che è uscita, insomma, questa sorta di riflessione su, come si chiama, sul fatto, no, che la chiusura totale, il lockdown, ha prodotto, diciamo, anche delle cose positive. E la cosa positiva è che, diciamo, finalmente bambini, alunni, insomma, ragazzi che sono stati a casa, anzi, diciamo che il fatto che tutti erano reclusi dentro casa ha fatto sì che i genitori vedessero come lavora il docente con i propri alunni. Che dice, a parte così, qualcuno forse ha anche aumentato la propria cultura, perché a quel punto dice, seguo il mio ragazzo, o la mia ragazza, insomma, inteso come mio figlio, ecco, o figlia, e
Seguo anch'io, ripasso, diciamo, ecco, rinfresco la memoria su certi temi e però a quel punto vedo che comunque, ecco, cioè, quella serie non era il mio, non era magari quel professore, inteso maschio o femmina, insomma, uguale, che ce l'aveva con il mio studente, ma anzi vedo insomma che quel professore cazzo è in gamba, non è un deficiente completo, perché anzi si è messo in gioco, ha cercato di recuperare, di non stare insomma con le mani in mano e aspettare che gli eventi lo travolsero, insomma ha fatto qualcosa per comunque non far perdere tempo ai propri alunni, per cui insomma ecco, è una persona che ci tiene, diciamo così, quindi è una persona in gamba, è una persona così, quindi magari mi sono ricreduto perché insomma ho visto come lavora, sono stato costretto a vedere come lavora. Io invece direi anche questo, secondo me invece questa chiusura, questo fatto che sono stati, perché io non ho figli, quindi che vuoi che ne sappia io. Però che insomma la gente sia stata costretta a stare in casa con i propri figli tutto questo tempo, a differenza che magari prima li smerciava, diciamo, tra le varie attività, invece forse secondo me è stato utile anche perché così almeno qualche genitore, oltre a vedere che gli insegnanti non sono per forza tutti che ce l'hanno a morte con Tizio, Caio e Sempronio, qualcuno sì, magari forse si sono anche resi conto, la mia è una speranza, non credo, però c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, però forse qualcuno si è anche reso conto delle bestie che ha a casa, di come cazzo l'ha cresciuto male Tizio o tizia. Per se ce l'hai dentro casa, lo vedi che forse non è che sono tutti che ce l'hanno contro lui o ce l'hanno contro lei o il professore proprio non lo sopporta. No, potrebbe anche essere che magari il tuo figlio, maschio o femmina, sia una grandissima testa di cazzo, che magari forse l'hai lasciato crescere allo stato brado, non gli hai dato un minimo di educazione e quindi forse, diciamo, ecco, hai potuto vedere che come genitore sei sostanzialmente un gran fallimento. E, ecco, diciamo che forse, ripeto, probabilmente è una mia speranza. Forse questa chiusura ha permesso questa cosa, insomma, spero che qualcuno di questi genitori che hanno cresciuto per ora per il momento, i loro figli come se fossero peggio degli animali, perché vedo per esempio mamma gatto, mamma cane. Sembra un insulto, in realtà inteso come la madre del cane o la madre del gatto, vedo insomma che se il cucciolo fa delle cose che non deve fare, cioè, non dico lo prenda a bastonate, però insomma gli dà una dritta, ecco. Invece vedo che tanti genitori invece proprio: "Ah, figlio, eh sì, ma è un bambino, lascialo in pace." Ah, no, è un bambino, una sega, cioè, un cazzo, cioè, gli dai un'educazione, santo Dio, così come lo fa il gatto con i propri cuccioli, lo fai anche tu, cazzo. Allora di che non hai voglia, allora non li fare figli, che fai più bella figura, se ti dà tanto fastidio, insomma, educare. Purtroppo essere genitori comporta degli oneri e onori, ecco, è facile prendersi solo gli onori, tocca prendersi anche gli oneri. Ecco, forse parlo come colui che ha ricevuto un minimo di educazione,
magari non sarò il migliore dei figli, però insomma un minimo di educazione ce l'ho, ce l'ho, posso, non posso dire che i miei non me l'abbiano data. E quindi speriamo, insomma, ecco, che questa chiusura abbia fatto vedere che qualche genitore ha grossi margini di miglioramento. E noi con questa notizia bomba, ripeto, ho sistemato tutti i link, l'unica cosa che mi manca è solo la questione di aggiornare la pagina, questo forse lo farò anche domani, ma vediamo, speriamo che il computer non faccia come oggi, oggi è veramente indecente, è impossibile lavorarci, e noi a questo punto ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.